E prosegue la nostra inchiesta sulle imprese italiane che hanno a che fare con la crisi. Oggi siamo andati alle porte di Milano per vedere come innovazione, ricerca e creatività siano le vere chiavi per resistere alle difficoltà e continuare a crescere. L'inviato Loris Gai. Si prende lo stampaggio rotazionale per produrre oggetti in plastica cavi in un solo pezzo senza saldature. Si aggiunge la laccatura rigorosamente manuale per ottenere livelli estetici di pregio. Si mescola il tutto con una dose massiccia di creatività dei migliori designer del mondo. Si ottiene il mobile luminoso, un successo costruito alle porte di Milano che anche in tempi come questi macina una crescita fra il 5 e il 10%. I mercati principali sono l'Italia e l'Europa, esportiamo circa il 75% all'estero in 110 paesi, quindi praticamente in tutto il mondo. Oltre 100 dipendenti altamente qualificati, fatturato che in 4 anni passa da 3 a 14 milioni di euro, con obiettivo 16 milioni per quest'anno. Il motivo della nostra crescita è prima di tutto il design, che stava a base di tutto, il Made in Italy e poi l'impegno che mettiamo per continuare a innovare, a creare nuovi prodotti e tutto quanto. Il design, d'altronde, è la nostra marcia in più. Secondo Federlegno vale il 28% del nostro export arredo. Il valore aggiunto del nostro design è la carica di emotività che il tecnico riesce a mettere, che il professionista riesce a mettere nel prodotto. Che gli altri non hanno. Ma il segreto è non fermarsi mai. Ora l'azienda da un lato produce anche veri e propri oggetti d'arte, pezzi unici, dall'altro studia nuove tecnologie come l'introduzione del microonde nel processo produttivo. Con microonde noi pensiamo di riuscire a ottenere un risparmio energetico notevole e poi tempi e cicli di produzione più veloci.